dirigenze scolastiche, quindi di coloro che hanno la responsabilità delle scuole, ma ultime, ma assolutamente non ultimi, i genitori, le mamme e i papà dei bambini che chiaramente hanno l'obbligo di vaccinare i propri figli. In quelle occasioni, in quei primi confronti che ci sono stati, c'è stato fin da subito la volontà, devo dire quasi unanime, di organizzare da lì a poco dei momenti che potessero essere dei momenti di confronto, dei momenti di dibattito, perché no, anche dei momenti di contraddittorio, per approfondire, per fare informazione, quindi per permettere a tutti, a prescindere da quella che potesse essere un'idea precostituita, di informarsi e quindi poi dopo naturalmente di fare, ecco, il filone conduttore che abbiamo scelto è stato sempre quello legato alla libera scelta, quindi diciamo la libera scelta di informarsi e quindi naturalmente poi immediatamente dopo di fare la propria scelta come genitori, in questo caso dei nostri figli. Quindi questa seconda serata io voglio ringraziare innanzitutto una persona che non è qui al tavolo, il dottor Braico, che ha deciso di mettersi in platea, che diciamo ha coordinato quello che è il gruppo di persone che questa sera saranno e faranno da relatori, quindi ringrazio il dottor Daniel Fiacchini, medico igienista del gruppo tecnico vaccini della Regione Marche, ringrazio per la presenza la dottoressa Arcangela Guerrieri, medico pediatra del gruppo tecnico vaccinale, anche lei naturalmente della Regione Marche, e ho citato e cito per ultimo il dottor Giuseppe Giarrocchi, direttore del Dipartimento Prevenzione dell'Area Vasta 4. Lo cito per ultimo perché secondo una indicazione di scaletta che ci siamo dati sarà il primo invece a intervenire in questa serata, quindi dottor Giarrocchi ti lascio la parola, ecco, per cominciare questo ciclo di incontri, di interventi. Come avvenuto l'altra volta, proporrei, mi sembra che sia stata anche la modalità migliore, quella di far concludere da parte dei nostri tre relatori le varie relazioni e poi aprire un dibattito con domande complessive e poi dopo delle risposte da dare tutte quante alla fine con poi dopo le conclusioni. Prego, dottor Cerroni. Buonasera. Buonasera a tutti, io ringrazio il sindaco che mi dà questa opportunità di spiegare perché i vaccini non devono far paura. Questo è il tema della mia relazione, ma io l'ho fondamentalmente impostata, qui ci sono colleghi pediatri di Porto San Pio, che ringrazio per la partecipazione. Ho impostato questo mio intervento come se fosse un colloquio con un genitore che ha dei dubbi nel far vaccinare il proprio figlio. Quindi cercherò in maniera molto semplice, stando in un quarto d'ora, che è difficile, perché un quarto d'ora è molto difficile, starete un quarto d'ora a spiegare diverse cose, perché i vaccini sono dei prodotti biologici che noi chiamiamo, sono dei prodotti biologici sicuri e non debbono far assolutamente paura. La prima constatazione che devo dire è che i vaccini, questo scusate un po' di retorica, sono i più efficaci gli interventi in campo medico mai inventati all'uomo, perché hanno permesso di eradicare, cioè di eliminare o di controllare molte malattie. Adesso andiamo indietro con la storia, forse la storia, dal vaiolo, siamo nel 1800, il vaiolo l'abbiamo eradicato, cioè è scomparso, il vaiolo adesso, il virus del vaiolo si trova solo in alcuni istituti di ricerca negli Stati Uniti e nell'ex Unione Sovietica, ma è eradicato come malattia, questo grazie alla vaccinazione. L'obiettivo che l'OMS si pone è quello di eradicare la polio, è possibile eradicare questa malattia, come vedete dopo l'introduzione della vaccinazione di massa indicata dalla freccia c'è stata una riduzione dell'incidenza. A livello mondiale nel 2017 abbiamo avuto pochi casi
di polio, sia da virus selvaggio che da virus vaccino. Con la vaccinazione è possibile controllare molte malattie. Non possiamo eradicare certamente il tetano, lo possiamo però con la vaccinazione sicuramente controllare o eliminare se abbiamo una popolazione di tutti vaccinati. Abbiamo controllato alcune malattie nell'età della prima infanzia, come le meningite Haemophilus, e come vedete in Finlandia l'introduzione della vaccinazione contro l'Haemophilus di tipo B ha portato a una drastica riduzione di incidenza di questa patologia. Vabbè, questa è una diapositiva che in termini numerici illustra quello che dicevo, e qui che cosa vediamo? Vediamo che alcuni sostengono, vabbè, il progresso scientifico c'è stato nel Novecento, in questo secolo continua, quindi la mortalità infantile non è legata ad alcuni fattori, come ad esempio la potabilizzazione dell'acqua, il sistema sanitario, cioè l'introduzione del sistema sanitario ha portato a una riduzione della mortalità. L'introduzione di farmaci come gli antibiotici e altri farmaci ha portato sicuramente una riduzione della mortalità infantile. La catena del freddo, cioè la conservazione degli alimenti per la prima infanzia, ha portato sicuramente alla riduzione della mortalità infantile, ma la mortalità infantile non può essere ridotta al di sotto di una certa incidenza se non entra in campo un programma di vaccinazione di massa. Questi sono dati scientifici incontrovertibili che mostrano come le vaccinazioni siano in maniera inequivocabile un fattore di riduzione della mortalità infantile a prescindere dal progresso scientifico, tecnologico, dal progresso della nostra società. Anche se noi viviamo in una società avanzata, comunque senza programmi di vaccinazione di massa avremmo comunque una mortalità infantile consistente. Che cosa sono i vaccini? Allora, la prima paura che dobbiamo sfatare è quella del vaccino. Che cos'è un vaccino? Il vaccino non è altro che dei prodotti, degli antigeni, cioè delle proteine o dei polisaccaridi che sono in pratica prodotti con tecniche altamente sofisticate. Noi oggi abbiamo a disposizione fondamentalmente due tipi di vaccini. Vaccini cosiddetti che utilizzano oltre all'antigene un adiuvante, e sono ad esempio il vaccino antitetanico. Il vaccino antitetanico, oltre al tossoide tetanico, ha come adiuvante l'idrossio alluminio. Questo è stato il primo adiuvante nel secolo scorso. Poi, come vedete, si sono sviluppati vaccini con nuovi adiuvanti. Conosciamo tutti il vaccino antinfluenzale con l'MF59, conosciamo tutti il primo vaccino contro un tumore, che è il tumore del colon dell'utero, che è la cui eziologia, la cui causa è un virus. È un vaccino che utilizza un adiuvante. Poi abbiamo altri tipi di vaccini, che sono i cosiddetti vaccini coniugati, cioè vaccini che hanno un antigene polisaccaridico, cioè uno zucchero, che è scarsamente immunogeno e quindi hanno la necessità di essere coniugati con una proteina. Questo perché? E i vaccini coniugati sono fondamentalmente due: il vaccino contro la meningite da meningococco e il vaccino contro il pneumococco. E qui vedete lo sviluppo dei vaccini. Nel corso del Novecento e dal 2000 in poi, l'incredibile messa sul mercato di vaccini nuovi contro l'herpes zoster, contro l'influenza pandemica, contro il pneumococco, contro la meningite, contro il meningococco B, e soprattutto vaccini non più monovalenti ma vaccini coniugati, cioè vaccini che permettono di gestire la somministrazione del vaccino
in un modo diverso, cioè di immunizzare con poche sedute per molte malattie. Perché i vaccini non devono far paura? Il primo timore del genitore, della mamma, è: oddio, che cosa mi iniettano? Cioè, quindi abbiamo visto che si inietta un antigene, cioè una proteina o uno zucchero. E il nostro sistema immunitario, come vedete, risponde agli agenti esterni, patogeni, che chiameremo microbi, questa è positiva, e ha, oltre alle barriere naturali, cioè la cute e altre barriere, ha il nostro sistema immunitario, che possiamo distinguere in sistema immunitario innato e in sistema immunitario adattivo. Che cos'è il sistema immunitario innato? Il sistema immunitario innato è, diciamo così, la prima risposta al patogeno. Come vedete, il patogeno entra, il sistema immunitario innato sono le cellule di solito granulociti, come vedete qui, basofili, eosinofili, neutrofili, poi ci sono le cellule dendritiche. Quindi possiamo, il nostro sistema immunitario può reagire al patogeno attraverso, in maniera efficace, e quindi attraverso la guarigione. Ma possiamo, questi due sistemi sono sistemi che comunque parlano tra di loro. Quando entra in campo il sistema immunitario, la cosiddetta immunità adattiva, principalmente svolta da due tipi di cellule, le cellule dei linfociti B e linfociti T, entra in campo in un secondo momento. Quindi, e perché è importante che entri in campo il sistema immunitario adattivo? Perché il sistema immunitario adattivo è quello che produce anticorpi e produce soprattutto una memoria immunologica. Ci fa ricordare di aver incontrato il microbo, il patogeno. Quindi questi due compartimenti, questi due sistemi, sono sistemi tra loro interconnessi, che si parlano tra di loro, non sono distinti. Nel nostro organismo c'è un costante colloquio tra questi due sistemi. E dove sono questi? Dov'è il sistema immunitario innato e l'adattivo? Dove si trova? Si trova nei cosiddetti organi linfoidi primari, che sono principalmente la milza, il midollo osseo, i linfonodi, i famosi centri germinativi. Nei linfonodi, nel centro germinativo del linfonodo, noi troviamo il sistema immunitario innato e il sistema immunitario adattivo. Cioè troviamo tutte queste cellule che hanno questa importante funzione di rispondere ai microbi, ai patogeni esterni. E come avviene questa risposta? Queste diapositive sono diapositive che io ho, sono abbastanza recenti, nel senso che l'immunologia è una branca della medicina che negli ultimi anni ha fatto grossi progressi, cioè ha capito come avviene la risposta immunitaria. Il mediatore principale della risposta immunitaria è la cellula dendritica, quella che vedete alla vostra sinistra, cellula DC, che non è un partito, ma è cellula dendritica. E la cellula dendritica è quella cellula del sistema immunitario, come abbiamo visto, innato, che è il mediatore principale della risposta immunitaria. Perché? Perché riconosce l'antigene, in questo caso il microorganismo, riconosce alcuni componenti del microorganismo, gli antigeni e i PAMS, li processa, cioè li elabora, ma questo meccanismo è un meccanismo estremamente complesso, perché questa cellula è in grado di riconoscere antigeni self da non self, cioè antigeni che sono nostri da quelli che sono esterni. Una volta riconosciuto l'antigene, viene presentato a questa cellula qui, linfocita T,
attraverso quel recettore di membrana linfocita. Allora, questo che è un meccanismo estremamente complesso, io ho anche delle difficoltà a essere a, come dire, a spiegarlo in maniera semplice, permette poi al linfocita di proliferare e di produrre linfociti specializzati nella produzione di anticorpi oppure in cellule di memoria. Vi ho presentato questa figura sicuramente difficile per dire una cosa molto importante: quanti antigeni siamo in grado di riconoscere? Perché un'altra domanda che le mamme fanno è: ma gli antigeni che somministriamo al bambino sono troppi? Quanti antigeni è in grado di riconoscere l'uomo? Allora, il segreto di questo sta nel recettore del linfocito attivo, cioè in questo recettore qui che voi vedete, che ha delle componenti proteiche che si possono tra di loro combinare. Questo è stato studiato e si è visto che le possibilità di combinazione di queste componenti proteiche sono 10 alla 9, cioè noi abbiamo la possibilità di riconoscere 10 miliardi di antigeni diversi. Questo significa che noi, il nostro organismo, in maniera innata è in grado di riconoscere tutti gli antigeni presenti in natura. Non so se sono stato chiaro. Quindi il vaccino non segue altro che la stessa strada di stimolazione antigenica che segue il microorganismo patogeno. Vedete, quella provetta è il vaccino non è altro che un antigene, cioè quel frammento che vedete qui, frammento, antigene, ecco lì, grazie Daniel, e la stimolazione da vaccino è una stimolazione del tutto naturale, perché è uguale a quella che in natura avviene con il microorganismo patogeno. La differenza qual è? Che il patogeno ci dà la malattia, perché il patogeno, una volta che è entrato nell'organismo, diventa virulento, c'è la replicazione del batterio, del virus, e quindi ci dà la malattia e le complicanze della malattia. L'antigene non si replica, c'ha solo un effetto di stimolazione del sistema immunitario. Allora, l'altra domanda che spesso ci viene posta è: sì, ma il bambino noi vacciniamo a 60 giorni, a 2 mesi dalla nascita, è troppo piccolo. Il sistema immunitario del bambino è in grado di sopportare una stimolazione antigenica che vi ho fatto vedere prima? Qual è la risposta a questa domanda? Cioè, non è la risposta del dottor Cerrocchi, ma è la risposta della ricerca universitaria sia nazionale che internazionale, e che già alla 26esima settimana di gestazione il nostro sistema immunitario, cioè le cellule che abbiamo visto, cioè queste qui del sistema immunitario, sia innato che adattivo, sono in grado di rispondere allo stimolo antigenico con la produzione di anticorpi. 26 settimane di gestazione. Noi consideriamo prematuri i bambini che nascono a 36 settimane di gestazione, che vengono normalmente vaccinati a 60 giorni, proprio per questo motivo, perché già a 26 settimane di gestazione un bambino potrebbe essere un embrione potrebbe essere vaccinato e rispondere allo stimolo antigenico. Quindi il neonato risponde come l'adulto allo stimolo antigenico, ma risponde come un embrione a 26 settimane di gestazione. L'altra domanda che ci viene fatta con una certa frequenza
E quindi, sì, ma gli antigeni contenuti nel vaccino quanti sono? Allora, anche qui, noi abbiamo la capacità, abbiamo visto, di rispondere a 10 miliardi di antigeni. Un microorganismo come lo streptococco betemolitico ha 250 proteine antigeniche di superficie, la pertosse ce n'ha 3.000 e 217. Il vaccino esavalente ha, credo, 20 e qualcosa più antigeni, 24-26 antigeni. Quindi c'è una differenza notevole tra un'infezione naturale in termini di stimolo antigenico e il vaccino. Non solo, un bambino, anche l'altra domanda, sì, ma due vaccini, i vaccini combinati, l'esavalente con il pneumococco, sono troppi? Abbiamo visto da un punto di vista antigenico, no. Qual è l'unico fattore limitante alla somministrazione di vaccini? È il numero di cellule B produttrici anticorpi. Si è calcolato il numero di cellule B, sono circa 10, più di 10, sì, 10 alla X, quindi si è calcolato che teoricamente un bambino può rispondere a due mesi a 10.000 vaccini contemporaneamente. Quindi noi somministriamo nel primo anno di vita 11 vaccini che rappresentano lo 0% del carico che il sistema immunitario, l'abbiamo visto prima, può gestire. Io ho quasi finito, mi preme dare alcune informazioni riguardo invece a quello che è l'applicazione della legge 119 sull'obbligatorietà vaccinale, e questi sono alcuni dati della nostra azienda sanitaria. La nostra azienda sanitaria è un'azienda, l'azienda Area Vasta 4 di Fermo, 170.000 abitanti circa, abbiamo una natalità che oscilla dai 1.300 ai 1.400 bambini nascono ogni anno. E che cosa dice il decreto Lorenzini? Noi, emanato nel 2017, parla di obbligatorietà per, come sapete tutti, 10 vaccini, ma soprattutto parla sulla necessità di un recupero di quelli che noi chiamiamo inadempienti. Le corti interessate vanno da 0 a 16 anni, cioè ragazzi, quindi dal 2001 al 2016. Questo significa che noi abbiamo una platea di soggetti da monitorare che è all'incirca di 26.000 soggetti da 0 a 16 anni. Gli inadempienti, cioè chi non è in regola con il decreto 119, rappresentano il 13% di questa popolazione, cioè 3.600 persone. Quindi il fenomeno dell'inadempienza è un fenomeno numericamente marginale rispetto al numero di bambini che, grazie a Dio, si vaccinano. Però poi magari lo vedrà per l'immunità di gregge, per il fatto che poi inadempienze si sommano corte dopo corte, noi dovremmo avere delle coperture sempre al di sopra di una certa percentuale che fissiamo intorno al 95%. Qui vedete quelli che sono stati i recuperi dopo l'introduzione del decreto 119 per quanto riguarda due vaccini, cioè per quanto riguarda l'esavalente, per quanto riguarda, poi vedremo, l'MPR, mobile oro sviluppato. Naturalmente l'esavalente
è il vaccino che normalmente viene accettato più di tutti. Quindi abbiamo, noi abbiamo di media una percentuale di copertura che si avvicina molto al 90%, anzi in molti casi la supera. Quindi vedete come il dato del 31/12/2017, cioè del 31 dicembre di quest'anno, ci mostra che dopo l'introduzione del decreto Lorenzin, per alcune corti, che sono le corti del 2014 e del 2015, cioè bambini che hanno 24 mesi per la corte del 2015 e 36 mesi per la corte del 2014, c'è stato comunque un recupero vaccinale per questo vaccino. Il dato è ancora più significativo per quanto riguarda il morbillo rosoliano e parotite, perché come vedete noi avevamo tassi di copertura che erano grosso modo in linea con quelli della regione Marche, cioè 84-85%. Il decreto Lorenzin ha permesso di alzare di molto queste coperture. Noi adesso siamo al di sopra del 90% per la corte 2013 e 2014, cioè siamo grosso modo in una situazione di sicurezza se riusciamo a mantenere queste coperture. Questo per dire che comunque il decreto sull'obbligatorietà, lo dico ai pediatri che capiscono bene questo concetto, ha creato comunque degli indubbi benefici per quanto riguarda le coperture vaccinali. Io ho finito. Bene, ringrazio il dottor Ciarrocchi che ha concluso facendo riferimento ai pediatri presenti, approfitto naturalmente anch'io per salutare tutti coloro che sono presenti qui in sala e così approfitto per dei saluti degli altri presenti, in maniera particolare dei tanti amministratori che vedo in sala. Ho visto arrivare il consigliere regionale Francesco Giacinti, lo ringrazio per la presenza, gli amministratori locali, l'assessore Vallesi e l'assessore Leoni, ce ne sono altri che di meno segnalatevi, e chiaramente i rappresentanti delle scuole, la dirigente scolastica dell'Istituto, la dottoressa Gentili, che ringrazio per la presenza, oltre ai vari collaboratori, alle maestre sempre dell'Istituto. Quindi direi a questo punto di proseguire, di lasciare la parola alla dottoressa Arcangela Guerrieri, medico pediatra, come dicevo prima, facente parte del gruppo tecnico vaccinale della Regione Marche. Grazie, signor Sindaco. Intanto grazie per l'invito, ringrazio tutti, ma soprattutto il Sindaco che è stato vessato da me più volte telefonicamente, quindi mi ha sopportato e supportato nell'organizzazione della serata. Naturalmente un ringraziamento anche al dottor Braico che ci ha coinvolto, e un ringraziamento a tutti i pediatri che sono qui in sala, che conosco oramai dalla vita. E raccontavo prima che per me Porto Sant'Elpidio ha anche un valore affettivo, perché quando andavo a fare le vacanze l'autostrada non c'era, passavo al Bar Aragno a fare colazione la mattina, perché partivamo prestissimo in due tappe, perché l'autostrada, la 14, si cominciava da Ancona. Allora il dottor Braico ha commentato che sono vecchia, ma io non mi sento vecchia perché i pediatri hanno la sindrome di Peter Pan. E quindi grazie, perché abbiamo fatto anche una pericena al Bar Aragno e mi ha riportato alla mia infanzia. Come sempre faccio una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, perché ci siamo dati tutti, quando parliamo di vaccini, un codice etico. Nessuno di noi ha sovvenzioni da ditte farmaceutiche, né ha ricevuto sovvenzioni. Io in particolare non ho un conflitto di interesse con nessuna ditta produttrice di vaccini. In un delirio megalomanico stasera ho deciso di proporvi 10 comandamenti sui vaccini. Sono 10 cose che ho messo giù in una serata, perché praticamente siamo un po' afflitti dall'epidemia influenzale. Sapete che i bambini non si vaccinano
però i bambini sono gli untori e l'epidemia influenzale si abbatte sulla salute dei pediatri perché viaggiamo con 50-60 visite al giorno, quindi queste diapositive forse avranno anche degli errori perché le ho finite a preparare in tarda serata. Allora i vaccini funzionano e sono sicuri, sono sicuramente vittime dei loro successi, proteggono la salute in ogni fase della vita, hanno ridotto, queste sono certezze matematiche, scientifiche, la morbilità e la mortalità per le malattie prevenibili da vaccino, sono un atto di generosità, di vaccini devono parlare solo gli scienziati, e il dottor Google per favore tenetelo fuori, i vaccini sono un affare di salute e non politico o legale, la politica deve intervenire solo per tutelare la salute pubblica. In una società civile i vaccini sono una scelta consapevole. L'obbligo però spesso si rende necessario se calano le coperture vaccinali. Perché i vaccini non sono soltanto un problema pediatrico. Vaccini, il calendario per la vita che è stato pubblicato da tutte le società scientifiche è il calendario 0-100 anni. Noi che siamo pediatri siamo molto vicini alle vaccinazioni perché sembriamo il bambino da 0 a 14, a volte da 0 a 16, ma anche il medico dell'adulto è vicino e ci sono poi le categorie a rischio, quindi non è che si vaccinano fino a 15 anni, le vaccinazioni si fanno in tutta la vita. Esistono poi le vaccinazioni dei viaggiatori, le vaccinazioni anche nostre, degli operatori sanitari. E costituiscono un esempio di prevenzione primaria perché evitano non soltanto l'insorgenza di malattia e dell'infezione ma anche della colonizzazione. Sarò veloce perché qualcosa ha già detto il dottor Ciarrotti. La famosa immunità di gregge, termine che non piace molto a nessuno perché gregge viene considerato come qualcosa di prone, ma è una traduzione molto letterale di quella che è la herd immunity. A me piace di più, Daniel Fiacchini piace l'immunità di comunità, a me piace l'immunità di branco, perché il branco dei lupi sicuramente aggredisce virus e batteri. È necessario mantenere una copertura di tutta la popolazione per evitare la diffusione delle malattie. E questo ve lo spiega facilmente questa figurina, che è molto semplice da capire. Se le figurine rosse sono i soggetti contagianti e nessuno è vaccinato, sono tutti azzurri, e entro poco tempo, voi fate presente che questa sia una classe scolastica, entro poco tempo tutti si ammaleranno. Se invece ci sono alcuni soggetti gialli che sono immunizzati, arrivano i due rossi, si ammalano ma non tutti. Se invece sono tutti vaccinati e sono soltanto, vedete, i quattro azzurri non vaccinati, quelli che si ammalano e contagiati sono sicuramente pochi. Quindi questo è il concetto dell'immunità, la cosiddetta herd immunity. Ma è anche una scelta di generosità, abbiamo detto, perché vaccinarsi vuol dire anche proteggere quei bambini che non possono per le loro malattie vaccinarsi. Non tutti i bambini purtroppo possono vaccinarsi, perché pensate ai bambini che fanno terapia oncologica o bambini che hanno immunodepressioni nati con sindromi di immunodepressione perché geneticamente sono assenti di quegli anticorpi o delle cellule che producono gli anticorpi di cui parlava il dottor Ciarrotti. Questi bambini non possono vaccinarsi, ma se nella loro classe sono tutti vaccinati, questi bambini possono continuare a frequentare la scuola normalmente come dei bambini normali. Io porto sempre l'esempio, questi sono casi che sono stati sui giornali, ma l'esempio di un mio paziente che aveva purtroppo fatto una terapia oncologica e non aveva avuto anche un trapianto di midollo, non poteva quindi rifare tutte le vaccinazioni, ma avevamo sicuramente la protezione perché tutti i bambini erano vaccinati. Il bambino doveva portare la mascherina perché così gli era stato detto in oncoematologia. I bambini, che sono splendidi nella loro solidarietà, per non farlo sentire disuguale, portavano la mascherina tutti nella classe, la maestra compresa. Questo per capire che i bambini a volte sono anche più intelligenti dei loro genitori. La morbidità e la mortalità, perché non è, l'intelligenza non è sempre ereditabile. Forse perché c'è un'intelligenza affettiva e quindi la sensibilità è maggiore. Allora, questo l'ha già detto il dottor Ciarrocchi, in realtà le malattie dopo l'arrivo delle vaccinazioni sono scomparse, ma negli anni 60, vedete, queste erano le code per andarsi a vaccinare.
e c'erano i primi selfie, c'era un testimonial, lui è stato il testimonial dell'antipolio, ma quella volta la malattia, la poliomielite mietteva vittime. Sapete, ricordate che negli anni 50 ci fu una grossa epidemia di poliomielite e chi la scampava, diciamo, portava dei risultati che potevano essere poi continuare a vivere nel pneumotorace. Questi erano gli scenari della poliomielite. Praticamente noi queste cose ce le dimentichiamo. Io mi ricordo dai ricordi di mia madre che mi diceva che quando è uscita la vaccinazione della poliomielite mi vaccinò ancora prima che passasse l'obbligo, comprando il vaccino nella farmacia del Vaticano. Però noi non ci ricordiamo più di quello che è successo, ma quelle volte i bambini morivano di poliomielite. E quindi qualcuno vi racconta che le migliori condizioni igieniche o che viviamo meglio, la potabilità, ha sconfitto le malattie infettive. Questo è falso, questo è un falso storico. Le malattie infettive sono scomparse, quelle prevenibili dal vaccino, grazie ai vaccini. Le migliorate condizioni igieniche non hanno fatto scomparire nulla, tant'è vero che siamo in piena epidemia di morbillo e poi ne parleremo. La scetticità verso i vaccini era già nota al povero quando si venne introdotta la vaccinazione di Jenner. Però in questi nostri periodi in cui il dottor Google impera, il dottor Google ci dà una mano a aumentare la scetticità, perché i dubbi dei genitori sono sicuramente aumentati. Non soltanto per la loro diciamo, non ricordo di malattie infettive, perché i giovani che adesso hanno 25-30 anni certo che non possono ricordarsi malattie come la poliomielite o il vaiolo, però le bufale del web aiutano a aumentare i dubbi dei genitori. L'ha già detto il dottor Ciarrocchi, quindi andrò velocemente sugli antigeni. Il bambino è assolutamente competente, quindi il bambino può assolutamente rispondere, questo l'ha già detto, quindi salto a più pari, così come il neonato pretermine. Ma l'altro dubbio grosso è i metalli pesanti. I metalli pesanti, sapete che tanto si è discusso del famoso mercurio, però sappiate che il mercurio è diffuso in tutti gli alimenti, che le donne in gravidanza lo respirano, che le donne in gravidanza lo mangiano anche con i pesci del Baltico, basta mangiare il baccalà una volta alla settimana e la quantità di mercurio nei capelli, sapete che i metalli pesanti si dosano nei capelli, è sicuramente superiore a quanto viene iniettato con il vaccino. Però state sereni, perché il timerosal è anche contenuto nei cosmetici, nelle gocce oculari, ma anche nei tatuaggi. Tutte le mamme moderne hanno tutti i loro tatuaggi, però temono molto i vaccini perché contengono il mercurio. Ma guardate che cosa vi dico, che i vaccini pediatrici non contengono il mercurio, quindi quella che vi raccontano è una grossa bufala. Non c'è nessun vaccino pediatrico, questa è una bufala da sfatare, da dimenticare. Ogni volta che vi dico il mercurio dovete tappare come le tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo, perché il timerosal non c'è. L'alluminio serve come adiuvante, e l'alluminio però, ragazzi, anche questo è proprio diffusissimo anche negli alimenti. Se andate a cercarlo è dappertutto. Se voi incartate il vostro bel pasto, adesso con MasterChef tutti sono cuochi, se voi mettete la famosa carta d'alluminio, quella cede alluminio all'alimento, così come se lo conserviamo in frigorifero. E la quantità di alluminio che il bambino può ricevere coi vaccini è stato standardizzato, è circa 4 mg. Ma se il bambino e tutti noi, nessun pediatra presente in sala, si guarderebbe bene da non consigliare l'allattamento al seno, ma un bambino che assume il latte della mamma, la mamma con gli alimenti assume l'alluminio e passa con il suo latte nei primi 6 mesi 10 mg di alluminio, mentre con le vaccinazioni ne assume 4. Se prende il latte di formula, perché a volte succede che la mamma non ha il latte, ne assume 40. Se invece prende il latte di soia, tanto per non dire niente delle diete vegane, ne prende ben 120. Però molto spesso chi fa la dieta vegana non si vaccina, però perché c'è l'alluminio. Allora, questo, scusate, ma le diapositive hanno avuto qualche turba, passando dall'Apple al Windows. Questo è il dottor Silvestri, che è stato incaricato di studiare un po' questo problema del
dell'alluminio e delle particelle pesanti, non si vede niente. Bene, era soltanto per dirvi che il dottor Silvestri ha smontato completamente uno studio che era stato fatto da due pseudo ricercatori che avevano dimostrato che i metalli pesanti, le famose particelle, erano presenti ed erano dannosi nei vaccini. Il dottor Silvestri, che è originario di Senigallia, ha studiato da noi ed è iscritto all'Ordine dei Medici di Ancona, ma è ricercatore ed è professore, studia l'immunologia all'Università di Atlanta, ha dimostrato e smontato questo studio dimostrando che i vaccini sono completamente privi di e puri, più puri della goccia dell'acqua, come la famosa goccia di quella pubblicità che sono sola perché l'acqua era senza metalli. La formaldeide, altra bufala del web. Tutti dicono, no, sapete che alcuni vaccini, le tossine contenute nei vaccini devono essere detossificate, cioè la tossina per esempio difterica o tetanica vengono trattate con la formaldeide per togliere la loro tossicità. Allora si è però pensato che la formaldeide potesse essere tossica, ma questa formaldeide è onnipresente anche negli alimenti. E se voi guardate il famoso esempio della pera che io do sempre, se il contenuto della formaldeide di una pera è tutta la parte azzurra, comparandola con quello che è contenuto nei vaccini pediatrici, è questa lunetta qui. Quindi quello che noi assumiamo con gli alimenti è sicuramente superiore a quello che è contenuto nel vaccino. La domanda sempre classica quando noi facciamo queste presentazioni è ma no, ma il vaccino voi me lo iniettate, mentre io lo passa con l'intestino, è uguale, cioè ho iniettato o con l'intestino poi passa nel sangue, non è che il nostro intestino può eliminare la formaldeide. E quindi il rischio, quali sono le altre paure dei genitori? Naturalmente il vaccino, essendo un farmaco, ha gli stessi rischi di ogni farmaco di le reazioni allergiche. Voi sapete che se uno prende l'antibiotico, magari lo prendono 100.000 persone, non succede niente, però magari lo assume una persona, può avere lo shock anafilattico, perché quello è una predisposizione personale. Però i rischi, diciamo, che sono legati alle reazioni allergiche da vaccino sono veramente pochissime, considerando in questa immagine l'omino piccolino che è qui. Cioè un rischio veramente minimo. Questa è un'immagine molto folcloristica, nel senso che avete più probabilità di diventare per esempio presidente della Casa Bianca o addirittura che l'aereo caschi, insomma la incidenza è veramente bassa. Quindi le allergie al vaccino, vado veloce, le rischio di anafilassi sono veramente numeri ridicoli, né tantomeno discussi i casi di morte negli studi molto ampi, quindi il rischio di shock anafilattico è veramente basso. Molto più alto è lo shock anafilattico della puntura di insetto o da alimenti o da farmaci. L'altra cosa che viene spesso detto è che i vaccini possono indurre il diabete, ma ci sono degli studi su riviste internazionali. Quando è difficile far capire a una persona che non è della materia, cioè che non studia medicina, ma quando si portano degli studi bisogna anche vedere dove questi studi vengono pubblicati. Una delle più importanti riviste è il New England Journal of Medicine, e su questa rivista sono stati pubblicati lavori importantissimi che hanno dimostrato come non c'è nessuna relazione tra il diabete di tipo 1 e i vaccini. Così come ci sono stati studi che hanno dimostrato l'assoluta non collegamento fra le malattie autoimmuni e i vaccini stessi, e ci sono vari trial che hanno dimostrato come non c'è nessuna per esempio correlazione con la sclerosi multipla. Questa è la solita storia che tutti voi sapete, che è stata la leggenda metropolitana che ha portato un po' a quella che è il problema della riduzione della
della popolazione della vaccinazione dell'MPR, cioè di morbillo parotiderosoria, il famoso studio sulla correlazione fra vaccini e autismo, che è oramai uno studio che è stato, tutta la comunità scientifica l'ha sconfessato. Questo signore è stato anche cancellato dalla Royal Medical Council, che sarebbe l'omologo del nostro ordine dei medici, quindi non esercita più. Ma nonostante tutto, lui aveva fatto su 12 casi, aveva dimostrato questa correlazione che si è dimostrata non esiste, e lo stesso Lancet, che l'aveva pubblicata, l'ha poi tolto dal suo, il comitato editoriale ha chiesto scusa al mondo e ha ritirato il lavoro. E nonostante tutto questo, diciamo che questo studio ha portato poi a una riduzione di copertura in tutto il mondo, ed è stato poi smentito sicuramente da questo, che è stato uno dei tanti articoli che poi sono usciti nella comunità scientifica, che hanno dimostrato come la disorganizzazione a livello corticale è già esistente in fase neonatale o addirittura durante la vita intrauterina, e che quindi c'è già un qualcosa di genetico, geneticamente determinato, e quindi è già nella pancia della mamma che succede questo. E poi si è scoperto che questo signore veramente aveva mentito e aveva anche pagato le donne. E quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che non c'è nessuna evidenza fra questa correlazione, ma nonostante quello che noi andiamo dicendo, qualcuno non vuole sentire. E quindi ha portato che noi, come le Marche, siamo stati la maglia nera in Italia per la copertura. La famosa, me ne sono partite tutte, bellissimo, dai, qualcosa abbiamo fatto, e va bene, era per dirvi che ci sono state coperture bassissime, e questo ha portato piano piano, non ho capito, sei contento perché riduciamo i tempi, cioè, ma non soltanto per morbillo parotite rosolia, ma anche per altre malattie, e compreso la pertosse. Ma la pertosse è una malattia molto importante, bisogna ricordarsi che non è soltanto dei bambini, perché la pertosse non dà un'immunità permanente, così come la vaccinazione, ma la malattia stessa, e spesso ci sono adulti che continuano a tossire e che si pensano perché è un bronchitico cronico, perché è un fumatore, ma in realtà sono anziani che hanno la pertosse e che continuano a, a infettare anche bambini piccoli che non sono ancora vaccinati. Io cito sempre due casi di bambini che sono deceduti purtroppo al Salesi, perché sono morti, perché la pertosse in età neonatale può provocare la morte del bambino, perché è una malattia veramente devastante, perché infettati dagli stessi genitori. Allora la proposta è che si debba creare quello che gli americani dicono l'effetto comune, cioè quando in famiglia arriva un neonato vaccinare tutti i contatti, perché la pertosse non è una malattia soltanto del bambino, ma è una malattia da 0 a 12 anni, quindi questa è la una strategia. Tant'è che gli americani danno questa come pubblicità: non sei vaccinato, non mi baciare. E allora veniamo a quello che è il clou, e poi concludo, cioè si è cominciato a parlare allora di obbligo vaccinale, è partita per prima la Emilia Romagna che voleva l'obbligo vaccinale, e poiché non c'era una legge nazionale, soltanto per le 4 vaccinazioni che erano ancora obbligatorie, e quindi l'Emilia Romagna è stata la prima regione che ha portato all'obbligo vaccinale, e c'è stato tanto da parlare, ma alla fine è passato il decreto Lorenzin, ma c'è stato poi la vendita, la bagarre, compreso il Veneto, il quale Veneto ha presentato una dell'incostituzionalità di questa legge, ma è proprio in questi giorni, cioè della scorsa settimana, che la Consulta ha dato ragione e ha detto appunto che l'obbligo non è irragionevole, perché i nostri diritti, come diceva Roberto Bobbio, non sono altro che i doveri degli altri nei nostri confronti. Allora, si è tanto parlato di questo obbligo sul fatto che non fosse costituzionale obbligare qualcuno, e l'articolo 2 della Costituzione italiana dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo che come formazioni sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Ma nello stesso tempo l'articolo 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, ma la salute dell'individuo non rappresenta un diritto personale, ma anche un dovere individuale con l'obbligo di mantenerla sempre attiva. Noi siamo quindi passati da, negli anni, questa è una rapida storia per chi non lo sa, avevamo l'obbligo vaccinale dal 1939, poi fino al 1900 attivo c'era un sistema sanzionatorio con sanzioni penali, poi c'è stata la depenalizzazione perché le coperture erano alte e perché comunque in una società civile a nessuno di noi piace l'obbligo, perché noi pensiamo che in una società civile le persone civili si vaccinano, vaccinano i loro figli, sia per i loro figli ma anche come rispetto verso i figli degli altri. Però con la soppressione di questo, c'era prima qui il sindaco, la massima autorità sanitaria di un paese, quindi lo sa bene, quando un bambino non veniva vaccinato veniva segnalato al sindaco, in tempi precedenti non poteva andare a scuola, dopo si è liberalizzato, le sanzioni erano praticamente inesistenti. La storia ha voluto questo, ma spesso i genitori giustamente dicono che il diritto del proprio bambino prevale sulla scelta del, però dimenticando il senso etico, sociale del diritto verso del beneficio vaccinale, ed è un prospetto, diciamo, una prospettiva individualistica del genitore, non è sociale, non è appartenente a quella che è la nostra società. Il dovere è di, quindi, di adottare le misure di protezione della salute del proprio bambino, però ci dobbiamo anche ricordare che il genitore esercita quella che si chiama una potestà genitoriale, ma deve anche agire in quello che è l'interesse del bambino, perché il bambino non è proprietà del genitore e noi medici tuteliamo la salute del bambino, siamo a tutela del bambino. Il bambino appartiene a se stesso. Il bambino appartiene a se stesso, è portatore di diritti propri, la potestà dei genitori, questa è legge, non va intesa come libertà personale ma come diritto dovere. La patria potestà è stata abolita, si parla di responsabilità genitoriale. Quindi noi auspichiamo che ci sia, oltre a avere la responsabilità nei confronti dei propri figli, anche l'etica sociale che fa del cittadino non un individuo egoista e individualista, ma una persona dotata di senso critico e di etica civile. Perché chi non si vaccina fa quello che si chiama il free rider, cioè lo stroccone, nel senso che chi non si vaccina va a scrocco di quello che si vaccina. Cioè permette di non vaccinarsi perché gli altri sono vaccinati. Se tutti non ci vacciniamo, abbiamo già visto come le coperture scendono. A sostegno di quello che ha detto il dottor Ciarrocchi, anche in tutta Italia diciamo che l'obbligo ha portato delle maggiori coperture, sia in Lombardia che in altre cose, in altre regioni, sono saltate molte diapositive. Volevo dire che c'è stata una bagarre politica in questi giorni, l'avrete letta, adesso è diventato una qualcosa, durante la campagna elettorale anche i vaccini sono merce di scambio. Allora, l'altro ieri l'appello degli scienziati, hanno scritto una lettera, qui c'era la foto del professor Ricciardi che è il primo firmatario di questa lettera, in cui si dice che la politica, che questi scienziati si mettono a disposizione della politica per le scelte di salute, perché la politica non può fare scelte di salute se non è supportata da tecnici, e quindi queste 40 persone si sono messe a servizio della politica, perché chi già dice toglieremo l'obbligo da vaccinare deve sentire prima gli scienziati se questo è fattibile o no, cioè se le coperture sono sufficienti. Questo è quello che dice Galilei sulla scienza, e io quello che dico è che di vaccini debbono parlare, come diceva Nanni Moretti nel film Sogni d'oro, io non parlo di cose che non conosco, quindi avvocati, magistrati, uomini e donne di spettacolo, politici e anche medici che non si occupano di vaccinologia, sarebbe auspicabile che non parlassero di vaccini. E che se questa è una, diciamo, presa da una pubblicità in America delle vaccinazioni,
se il 99,99% di ingegneri vi dice che questo ponte è sicuro e voi potete passare, perché voi date retta soltanto allo 0,01% che vi dice che è pericoloso? Allora io concludo dicendo che comunque noi come operatori sanitari ci vacciniamo, questo è il dottor Fiacchini che si fa vaccinare dall'influenza dalla sua assistente sanitaria e questa sono io che mi faccio vaccinare dal presidente dell'ordine in persona, perché mi faccio vaccinare tutti gli anni per l'influenza perché sono vaccinata, non ho paura e mi vaccino. Grazie.